L'anno di commissariamento è un fattore molto negativo per qualsiasi comunità. Io parlo della mia comunità, di Siviglia, sempre con l'altro, uno dei paesi, una delle città più importanti della fascia Rione Perugina, e il commissariamento significa il non rapporto con i cittadini per la risoluzione dei problemi. Pertanto io auspico che questi pochi giorni che rimangono fino alle elezioni siano i giorni finalmente di potersi dire meno male che è finita e si termina, come slogan, si termina al voto democratico dove i cittadini sceglieranno il loro sindaco. Le priorità che noi già abbiamo scritto sul nostro programma, che sarà ampiamente, totalmente rispettato, riguarda in primis i problemi della cittadina, in modo particolare il rifacimento del manto stradale, la pubblica illuminazione prevista con sistema LED, portando anche la corrente elettrica in quelle zone dove non ci sono neanche parte dell'illuminazione, con un progetto gratuito per il comune e spalmabile nell'arco di 3 anni. A questo aggiungiamo che anche in quest'estate abbiamo assistito in molte zone di Salerno che c'è la mancanza d'acqua e questo non può succedere. Salerno è una cittadina con i suoi bisogni. E in modo particolare la gente, le famiglie hanno bisogno principalmente delle cose essenziali, in modo particolare, come dicevo, dell'acqua potabile. La burocrazia degli uffici comunali è importante, come le altre cose, ma in modo particolare ritengo che dobbiamo fare dei concorsi, assunzioni di giovani, perché la pianta organica è al di sotto del 50%, quindi ci sarà spazio per i giovani salernesi a concorrere o essere chiamati a tratta di progetto per lavorare nei vari uffici. L'importante è l'inizio, ecco. Andare al 2026 significa fine legislatura. A fine legislatura vi sottoscriverò sin da ora che il nostro programma sarà realizzato nel bene di tutta la gente. I motivi per votarmi possono essere diversi. In modo particolare, l'ho dato già dimostrazione, quando ero vice sindaco e assessore, di essere stato sempre vicino alla gente, in modo particolare verso coloro i quali avevano bisogno dell'aiuto del comune, dell'aiuto del pastore, del parlamento e dell'aiuto dei miei amici. Altri motivi è che io ho un'esperienza non indifferente in questo campo, nel campo sociale, nel campo professionale e via dicendo. Un ultimo motivo è che io ho una squadra di collaboratori invidiabile.